questa barzelletta sia stata proprio pronunciata da Gesù. Ma può anche darsi, perché Gesù è stato giovane come noi e quindi qualche volta si è divertito delle goffaggini dell'uomo. E allora perché non potrebbe essere che anche lui stesso abbia raccontato questa barzelletta di una sola donna che prende 7 mariti successivamente? Ma evidentemente lui voleva dire un'altra cosa, voleva dire che c'è la risurrezione. E la risurrezione in fondo, cioè questa verità, è stata trasmessa anche dal mondo greco, quindi dai filosofi, dai pensatori, solamente con una lieve differenza, che i filosofi greci, come Platone specialmente, come altri, come Socrate, hanno pensato che esista un'anima quasi separata dal corpo. Invece gli ebrei pensavano che è lo stesso corpo che perde la vita e poi viene rianimato nella risurrezione. Non importa, ma insomma l'importante è che sia affermato che noi non moriremo eternamente. E quindi praticamente che la morte è un passaggio necessario, ma che è provvisorio, risorgeremo. E questo è l'annuncio che noi dobbiamo dare al mondo principalmente. Il cristiano deve essere una persona che soprattutto annuncia la risurrezione. Come annunziarla? Ecco, come annunziarla? Perché vedete, se io, vecchietto, vi dicessi con una espressione molto malinconica, molto triste, vi dicessi io credo nella risurrezione, voi direste ci credo poco io, perché la risurrezione di Gesù, la risurrezione dai morti, la nostra risurrezione, la nostra speranza nella vita eterna non si può annunciare a parole. Perché realmente l'esperienza umana, l'esperienza comune, la più vicina a noi, la più sensibile e la più dolorosa, qualche volta straziante, è la morte. È molto più facile saper dire, affermare che noi moriremo, perché l'esperienza è quotidiana, qualche volta è più che quotidiana. Ma noi possiamo annunziare la morte solamente quando annunziamo la speranza. E quando la speranza deve trasparire dal nostro sguardo, deve trasparire dalla nostra gioia, deve trasparire dalla convinzione profonda che realmente non crediamo nella morte definitiva, ma che siamo pieni di speranza. Vedete, una persona che vive nella fede, direi, dovrebbe essere
sempre più felice quanto più si avvicina la morte. E lo dico a noi, cioè a quelli che hanno la testa bianca, ce ne sono parecchi qua, in questo momento, che ci stiamo a fare al mondo qualche volta, ce lo domandiamo, quando gli acciacchi vengono a gravare sopra di noi, che cosa ci stiamo a fare? E io risponderei alla domanda, di far nulla, di far nulla, annunziare la risurrezione, dare la speranza nella risurrezione, credere che la nostra vita presente è solo un transito, è un passaggio, è un momento della nostra vita, un momento breve, molto breve, anche se lungo come il mio, breve. E quindi bisogna saper annunziare la speranza. Vedete, stamattina, non so se vi siete fermati a queste parole che purtroppo passano molto presto e quindi volano per l'aria. Ma io stamani, molto presto, più presto del vostro risveglio, mi sono alimentato, le ho mangiate queste parole. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella tua giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Ma ci pensate a queste parole? Ma le sentite? Non sentite la voglia di mangiarle, che diventano la nostra carne? Io contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. A quale risveglio? A quale? A quello del dopomorte. Noi anziani, stamattina parlo particolarmente a voi, anche se so che siete tutti molto lontani dalla mia età, a voi. Abbiamo un mandato importante, abbiamo un annuncio importante da lasciare ai nostri cari, abbiamo un'eredità meravigliosa da lasciare ai nostri figli e soprattutto ai nostri nipoti che oggi purtroppo non hanno l'aria di essere molto attenti alle speranze della nostra fede. A noi, anche se non ci ascoltano, non importa. Noi dobbiamo annunziare col nostro volto, con la nostra, non dico allegria, che non è, forse non è possibile, ma la gioia profonda che deve emanare dalle nostre parole, dalle nostre scelte, dalle nostre frasi. Non occorre prendere per petto i nostri pronipoti e dire «Ma perché non credete, brava gente? Ma perché non credete, brava gente?» Non contiamoci più sulle parole. Non contiamoci. Lasciamo perdere. Ma il nostro volto, la nostra gioia profonda, la certezza che al risveglio mi sazierò della tua immagine, al risveglio mi sazierò della tua immagine, questa speranza alimentata in ogni momento. Non occorre ricordare precisamente le parole,
deve essere il maggior aiuto che noi diamo ai nostri discendenti. È inutile spendere tante parole. Io ho il ricordo di certe persone che sono morte sorridendo, annunziando che veramente la speranza di vedere questo volto nel quale sarà la nostra gioia permanente è quella che ha rasserenato il momento del passaggio dell'addio.